Ciao a tutti e ciao a tutte, benvenuti in un nuovo video che sarà un video chiacchiericcio, che non avrà un vero e proprio tema, anzi ce l'ha ed è molto importante, però sarà proprio un video dove io vi parlerò, non sarà challenge, vlog, niente del genere, è semplicemente un video in cui vi parlo, io adoro farli, perché veramente mi piace tantissimo parlare così a ruota libera davanti alla telecamera, come sapete. Scusate la luce che ho dovuto accendere visto che fa buio molto presto e mi deprime molto questa cosa e mi vedete un po' così pronta tipo ad andare ad un concerto perché ho appena registrato il video di Dangerous Woman e, insomma, che uscirà dopo questo video perché comunque prima voglio salutare tutte le persone che me lo chiedono da un po' e non l'ho ancora fatto perché tutti i video che sono usciti dopo la Pizza Challenge li avevo registrati prima e quindi se qualcuno me l'ha chiesto sotto quel video oppure in quelli che sono usciti dopo non ho potuto farlo per questo. E non perché non ho voluto. E quindi visto che ho appena registrato questo video mi sono un pochino messa più elegante, diciamo. E niente, quindi prima di tutto ovviamente saluto le persone che me l'hanno chiesto. Come prima persona devo salutare una mia cara amica che si chiama Camilla. Un bacione, Cami. Dopodiché devo salutare Sebastian Mantilla, che è il fratello della mia amica che avete visto nelle challenge. Se non avete ancora guardato queste challenge, dovete assolutamente vederle. Una è la Pizza Challenge, l'altra è la Post-it Challenge e quest'ultima l'ho fatta come speciale 200 iscritti perché me l'avevate chiesta. Quindi se non siete ancora andati a guardarle, ovviamente passate. Niente, quindi ciao! E d'ora in poi invece saluterò delle persone che hanno anche loro dei canali YouTube, quindi mi farebbe molto piacere se passaste dai loro canali, ovviamente, e farebbe molto piacere anche a loro, e secondo me sono tutti molto bravi a fare i video. La prima è The Ariana Sweetness. La seconda è I Love Ariana Grande and Carol Sevilla. La terza è Ariana TV, quindi un bacione a tutti. E ci tenevo anche a risalutare Great Moonlight perché c'è stato un piccolo equivoco l'altra volta in cui l'ho salutata durante la Pizza Challenge che lei l'ha definito come se io stessi vomitando dopo aver detto il suo nome. Assolutamente non mi permetterei mai, tranquilla, non era quello. E che avevo il mio cellulare accanto e mi continuavano ad arrivare messaggi da un numero sconosciuto, quindi a un certo punto ho fatto. Ma chi è questo? Ero così, non stavo vomitando, solo che purtroppo io ero convinta di averlo tagliato quel pezzo perché in effetti non è molto bello. Proprio dopo che dico il suo nome, e quindi mi dispiace tanto, però poi alla fine ho scoperto che era semplicemente una mia amica che aveva cambiato numero e che me lo stava scrivendo. E quindi mi dispiace veramente tanto che tu abbia avuto questa impressione. Ci sono anche state altre teorie che io stessi andando a cercare i nomi, ma no, perché comunque i nomi me li ricordo, perché ovviamente cioè, finché non siete in 3000 e poi io vi adoro, cioè io memorizzo ogni volta, addio, questo mi ha chiesto di salutarla, che, cioè così. E quindi mi dispiace Great Moonlight per quel piccolo equivoco, quindi ti saluto, un bacione, passate dal suo canale, passate da tutti i canali che vi ho detto prima. E niente, io praticamente sono convinta che questa apertura del video durerà più del video intero. Allora, sì, andrò a vedere Ariana Grande live! Oh, non ci credo, non ci credo, non ci credo! Ah! Ok, sì, sto impazzendo. Perché allora adesso vi spiego, no? Ci sarà il Dangerous Woman Tour e quindi io praticamente sono subito sclerato. Oddio, sarà a Torino, sarà a Roma! Dobbiamo comprare i biglietti. Sono arrivata con un giorno di ritardo, erano strafiniti sia a Torino che a Roma. Sono andata nel panico, ma per fortuna la speranza è l'unica, l'ultima cosa, l'unica. Perché devo sempre rovinare le frasi più belle? L'ultima cosa a morire. E quindi sono andata a cercare le sue altre date, magari europee oppure nei posti più vicini a noi, e ho trovato la data di Zurigo in Svizzera. Indovinate, c'erano ancora un sacco di posti liberi e quindi abbiamo prenotato, mi pare che sarà il 5 giugno o qualcosa del genere, però l'unica cosa che un po' mi preoccupa è che saranno gli ultimi giorni prima degli esami, perché io sono in terza media, quindi avrò gli esami, ho paura. Però niente, sono strafelice così avrò anche l'occasione di visitare questa città e ovviamente vi porterò con me, farò dei vlog perché veramente sarà un avvenimento importantissimo e sono davvero strafelice e veramente non ci credo, vedrò Ariana Grande, cioè adesso voi magari a chi non piace Ariana Grande dirà ma che palle sto video, però io veramente l'adoro, cioè è il mio idolo, nel senso è stata anche lei a spingermi a cantare meglio perché non lo so.
Francamente, guardandolo, ho detto: ma come fa ad avere questa voce incredibile? Allora mi ha spinto a migliorarmi. E, cioè, voi quello, come mi sentite cantare adesso? Io prima di conoscerlo non cantavo così, soprattutto non avevo questa estensione. Ovviamente non è che sono brava come Ariana Grande, però lei mi ha aiutato molto a migliorare. E ovviamente non posso essere adesso come lei perché uno, lei è unica, ha una voce incredibile, pazzesca. Secondo, abbiamo qualche anno di differenza, quindi vi volevo anche dire questo. Quando metto delle cover non è per fare concorrenza a quell'artista, assolutamente no. Cioè, io sono una ragazzina, ho 13 anni, queste sono delle star, ovviamente non posso essere ai loro livelli. È semplicemente una mia passione che voglio di condividere, così per sapere anche il parere della gente, perché alla fine ci tengo, è la gente che ti porta al successo, ma più del successo mi fanno proprio piacere le vostre parole, quindi vi ringrazio sempre tantissimo per i bellissimi complimenti che mi fate. E niente, io sono davvero davvero strafelice, ditemi magari qui sotto nei commenti se qualcuno di voi ci andrà. E magari in quale data, se siete riusciti a trovare posto a Torino o a Roma, in cui magari non so quando è che si sono esauriti, forse in 10 minuti. A Zurigo sono invece, non lo so, saranno o meno fan di Ariana Grande oppure la platea è più grande, non lo so, però lì c'erano ancora veramente tanti tanti posti e praticamente ancora la metà erano liberi, e quindi veramente sono stata felicissima. E non ci credo veramente ancora, scrivetemi nei commenti qui sotto se ci andrete appunto anche voi a Torino, a Roma oppure in altre date, a Zurigo, non a Zurigo, magari se volerete in America per vederla, se semplicemente vi piace Ariana Grande, qualsiasi cosa, scrivetemi che video posso fare, diciamo tutto quello che volete. E niente, io spero che questo video un po' chiacchiericcio così, un po' senza tema, però diciamo dove vi spiego un po' di cosine, dove vi saluto, dove vi parlo della mia passione di Ariana Grande, ve ne parlo in tutti i video, già lo so, non vi preoccupate, vi sia piaciuto. E niente, quindi se vi è piaciuto lasciate un pollicione in su, commentate dicendomi che cosa ne pensate, che video vorreste che faccia, magari se volete che vi saluti in un video, perché io sono sempre felicissima. E vi volevo dire anche questo, che se non vi saluto nel video dopo, vuol dire che è stato registrato o in precedenza oppure che è una cover. Io nelle cover non posso salutare perché ovviamente non parlo, canto e basta. E quindi saluto le persone nei video solo parlati. E un'altra cosa, le cover, voi mi avete veramente riempita, straempita di richieste, e a me fa molto piacere questa cosa perché vuol dire che comunque ci tenete e che vi piace la mia voce, che vorreste sentirmi cantare altre canzoni. Quindi veramente grazie mille, però io avendo così tante richieste non è che posso farle uscire subito le vostre, dovete capire che molte altre persone prima di voi mi hanno chiesto di fare delle cover e io più o meno pubblico una cover una volta alla settimana, perché comunque facendo anche altri video, se pubblicassi solo cover non ci sarebbero più questi video così chiacchiericci, magari di trucco, challenge che a me piace così tanto fare e che piacciono anche a voi, vedo. E quindi se magari la vostra cover non esce subito, lo so che subito, magari voi intendete lo stesso giorno o il giorno dopo, anche fra un mese, cioè, veramente mi dispiace, però io adesso ho veramente una marea di richieste, quindi pubblicando una cover a settimana mi spiace veramente tanto, però non posso esaudire subito il vostro desiderio, però mi fa sempre molto piacere quando me lo chiedete, perché già stanno arrivando critiche, ma quando fai la canzone? Quando fai la canzone? Io tipo, mi dispiace tesoro, devo farne uscire un milione di altre, perché ne ho registrate tipo già 5 pronte, solo che il problema è che devo registrare pure i video, poi mettere insieme le cose, voi non avete idea, magari le due tracce che quando c'è la doppia voce, una parte in basso, una parte in alto da unire insieme, poi tutto montare insieme, i livelli, registrare il video, mettere insieme audio e video, farli andare insieme, non vi immaginate che casino è. Quindi è per quello che appunto le vostre canzoni non potete vederle subito e mi dispiace molto, però appunto non vi offendete. E niente, apertura e chiusura messe insieme stanno durando molto più del video stesso, del concetto stesso che volevo esprimere, e io devo veramente imparare, bello, imparare barra parlare, ok, questo video sta degenerando, imparare a parlare di meno, ok, imparare, hashtag imparare, bene, allora, niente, lasciate un like se il video vi è piaciuto, commentate con qualsiasi cosa voi mi vogliate scrivere, non lo so, e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, passate dal mio canale per vedere che genere di video faccio, faccio vari generi di video, veramente
tutti i generi di video, quindi non faccio solo questi video qua un pochino senza senso. Quindi iscrivetevi se ancora non siete iscritti e se pensate che vi possa interessare questo canale. E noi ci vediamo prestissimo in un prossimo video che sarà la cover di Dangerous Woman. Già ve lo anticipo, visto che ho appena girato il video oggi. Monterò i video e lo farò uscire credo dopo domani, perché comunque di solito non posto video tutti i giorni, così c'è un po' di attesa. Sì, sono cattiva, lo so, aspettate e soffrite. Comunque niente, ci vediamo prestissimo in un prossimo video che appunto sarà questo. Sto continuando a parlare, quindi niente. E vi volevo ancora ringraziare tantissimo per aver raggiunto i 200 iscritti, cioè per me è veramente un grande traguardo, perché so che potrebbe sembrare poco, però per me è veramente già tantissimo. 200 iscritti, cioè è una cosa incredibile per me. 200 persone che mi seguono, che mi dicono delle belle cose, cioè veramente mi fa un sacco di piacere, quindi vi ringrazio veramente, veramente tantissimo. Un bacione e ci vediamo prestissimo.